Carissima a tutti quanti, rieccomi ritornata con un nuovo video. Sono appunto a casa dei miei, nella mia vecchia stanzetta. Presto arriveranno novità in miglioramento di luci, audio, eccetera, perché se mi sto un attimo aggiornando anch'io. Ho deciso insomma di iniziare questa sorta, di rubrica dedicata all'infermieristica, perché comunque sia sono i video che piacciono maggiormente, che so che voi guardate maggiormente. Avevo già fatto un video in merito al primo anno, però ho deciso di fare di nuovo un altro recap per poi fare sia il primo anno, secondo anno che terzo anno. Avevo anche altre idee in testa, ovvero fare tipo delle haul facendovi vedere i libri che io ho utilizzato, magari appunto consigliandovi determinati libri che io ho utilizzato durante gli anni. Ho deciso anche un po' di cambiare la programmazione dei video, quindi video dedicati all'infermieristica in generale, comunque non solo proprio riguardante lo studio, gli anni appunto dove parlo del primo anno eccetera eccetera eccetera, anche tutto quello che è legato all'infermieristica. Ho deciso appunto di dedicarlo al lunedì, alla pubblicazione appunto del video del lunedì. Il mercoledì ho deciso di tenerlo come giorno insomma dove metto pubblicazione random, partendo dalle cose un po' più frivole, skincare, makeup, cose così random, lifestyle insomma, oppure magari qualche what I eat in a day, qualche video riguardante magari l'allenamento, cose del genere. Ho deciso di dedicare invece il venerdì ai vlog, weekly vlog, vlog del weekend, vlog anche solo di una giornata. Vedrete diciamo attiva durante la settimana e non più il weekend, perché ho visto insomma tramite un po' vari sondaggi che avevo visto su Instagram che apprezzate di più i video durante la settimana. La pubblicazione cambierà, nel senso che ha vinto un po' la sera rispetto al giorno. Immagino che vedere i video la sera forse un po' più anche un momento un po' più tranquillo della giornata. Ho deciso di iniziare con appunto parlarvi in maniera pratica, diciamo così, del primo anno di infermieristica. Ci tengo a premettere che ogni ateneo è a sé, ovviamente. Io vi racconto semplicemente la mia esperienza. Di fatto poi alla fine ogni ateneo, cioè alla fine del primo anno più o meno fa la stessa cosa, però ovviamente magari le materie sono suddivise in maniera diversa. Dal primo quadrimestre al secondo quadrimestre magari c'è qualche ateneo che addirittura fa i trimestri. Capisco che ogni ateneo sia diverso, però io vi racconto appunto della mia esperienza in base all'università che ho fatto io. Siamo al primo anno, benvenuti a tutte le matricole insomma che hanno passato il test quest'anno. Inizia appunto la vostra avventura in questa, insomma, in questo corso di laurea, che secondo me non è tanto difficile magari a livello di studio eccetera, ma è difficile proprio a livello sia psicologico ma anche molto fisico. Secondo me dovete rinunciare a tanto in questi anni. Ce l'ho fatta io, che non sono nessuno, quindi ce la può fare veramente chiunque. L'anno tendenzialmente è suddiviso in quadrimestri, primo quadrimestre, secondo quadrimestre. Ci saranno anche delle fasce durante l'anno dove voi ovviamente dedicherete quei periodi appunto al tirocinio. Io avevo iniziato ad ottobre, se non mi sbaglio, le lezioni con il primo quadrimestre. Avevo smantellato tutte le materie scientifiche, diciamo così, in quel periodo. E un po' la parte di infermieristica. Il secondo quadrimestre mi ricordo che avevo fatto anche fisiologia, farmacologia, quelle materie un po' più specifiche. Ricordo anche che tipo un esame aveva più materie insieme, quindi un esame valeva come blocco suddiviso in vari moduli. Se c'era una parte scritta, ovviamente tu dovevi passare la parte scritta per accedere poi alla parte orale. Se ovviamente non passavi neanche la parte orale, dovevi ricominciare tutto da capo e fare di nuovo la parte scritta. Io ho fatto il periodo di tirocinio al primo anno, se non mi sbaglio, verso maggio, ero nel secondo gruppo, e poi ho fatto a luglio il secondo tirocinio. Consigli per chi inizia appunto il primo anno di infermieristica: mi raccomando, studiate sin dal primo giorno. Lo so che questa sembra una frase fatta, l'avrò detto anche nei miei precedenti video, però studiate veramente. Questa cosa sarà a vostro vantaggio poi quando insomma andrete avanti, perché prima date gli esami, prima ve li levate, e soprattutto contate che ad infermieristica non avete così tanti appelli d'esame come in altre facoltà. Magari all'anno ci possono essere 4-5 appelli per ogni esame, e sono magari messi in periodi abbastanza scomodi durante il tirocinio, se ovviamente non passate proprio i primi appelli. Quindi cercate di organizzarvi bene e studiare costantemente, poco ma tutti i giorni, e non tutto all'ultimo come magari faccio voi.
cercate veramente di non saltare gli appelli d'esame, perché ovviamente è sempre una possibilità in più, anche se magari non vi sentite al 100% pronti e dite no vabbè lo salto, lo do al prossimo. No, datelo lo stesso. Ovviamente anche la parte pratica di tirocinio ha l'esame di tirocinio. Io mi ricordo che prima di entrare appunto a fare questo periodo di tirocinio avevamo le esercitazioni e poi noi a settembre chiudevamo l'anno con l'esame di tirocinio del primo anno, una parte scritta e una parte pratica, questo al primo anno. Ricordo anche che tra la fine del primo anno e l'inizio del secondo anno avevo fatto anche tipo un esame di farmacologia, dove anche lì è tutta un po' matematica, è tutta proporzioni, ecco, nel momento in cui imparate a fare le diluizioni eccetera, è a vostro insomma. Ovviamente questo vi preparerà poi al secondo anno, per quando poi potrete iniziare a dare direttamente terapia. Poi il primo tirocinio lo avevo fatto in cardiologia, il secondo tirocinio l'avevo fatto in una riabilitazione, in una sorta di RSA bar, cioè non è neanche un RSA, cioè io non stavo in RSA ma stavo proprio nella parte, nel reparto di riabilitazione che si chiamava cure intermedie. In ogni tirocinio ci sono degli obiettivi da raggiungere, questo varia ovviamente in base all'università dove andate. Io mi ricordo che avevo un libretto, dovevo raggiungere tot ore ovviamente, quindi non si potevano fare minimamente assenze, massimo tipo un giorno dal tirocinio se proprio avevi la febbre, questo pre-covid. Adesso se tu saltavi troppi giorni, più di un giorno, non troppi giorni, più di un giorno venivi automaticamente bocciato e quindi rimanevi indietro, perché se non passi il tirocinio non passi al secondo anno, se non dai tutti gli esami esclusi massimo, cioè ti puoi portare indietro due esami massimo, questo sempre nella mia università, altrimenti ti bocciano e rifai tutto l'anno. Basta poco che tac ti boccio, era tutto così insomma, il primo, secondo, terzo anno, quindi non è che cambiasse più di tanto, più andavi avanti più peggiorava la situazione, perciò insomma le assenze erano una cosa abbastanza importante, e soprattutto il fatto di raggiungere gli obiettivi, ovviamente delle procedure da fare, ovviamente dove noi avevamo periodi di esercitazioni dove ci esercitavamo sia con la spiegazione dei professori e anche appunto su dei manichini, e poi appunto le dovevi fare in ospedale, in tirocinio, in reparto, e poi ovviamente a fine anno c'era la valutazione sia scritta che anche pratica di quella determinata procedura. Nella mia università c'erano delle checklist che fornivano direttamente i professori, però ovviamente questo varia di ateneo in ateneo. Le procedure con anche appunto dentro le checklist ci sono anche per esempio nei libri ovviamente. Al primo anno io ho fatto i prelievi, potevo fare i prelievi del sangue, potevo inserire un catetere vescicale, e ovviamente poi c'era tutta la parte dell'igiene a letto del paziente e anche il rifacimento dei letti. Ora apro una piccola parentesi a questa cosa, perché questo è il motivo per cui fondamentalmente io anni fa ho dovuto cancellare i video che è legati all'infermieristica dentro questo canale. Il mio video era finito fondamentalmente in mani sbagliate, non so raccontarvi proprio in maniera precisa, non so neanche, vi racconto proprio il succo di tutto senza fare citazioni troppo strane, perché uno, non voglio che nessuno mi punti il dito, e due, non mi interessa. Per farvela breve, il mio video era finito in un gruppo, ok, di penso infermieri frustrati, perché il grande difetto degli infermieri è che sono tutti bravi a puntarsi il dito contro, a differenza dei medici che tendono sempre a fare molto più gruppo di noi. Questa cosa è verissima. Il mio video appunto aveva avuto un boom di visualizzazioni, ma tipo 10.000 visualizzazioni, ma forse anche di più. Poi era arrivato in mani insomma sbagliate ed erano successe varie vicissitudini, e insomma mi aveva proibito sostanzialmente di pubblicare video inerenti appunto all'infermieristica. Niente, insomma, diciamo che sotto quel video c'erano state un po' di polemiche in merito all'igiene, e sempre a causa di tutti questi infermieri frustrati che commentavano a caso, non so neanche se erano persone fisiche reali o magari erano proprio commenti di account creati a caso. Non sto veramente a raccontarvi nel dettaglio e non mi interessa divulgare, però questo è il succo della questione. Comunque, il fatto che io abbia fatto igiene, ok, e abbia fatto rifacimento letto, comunque che in un
all'università, cioè abbiano insegnato come si faceva un letto. È vera, è inutile che, cioè, perché devo mentire su questa cosa? Questo è quello che ho fatto io il primo anno. Ed è vero che in reparto potete anche trovare le caposale che sono rigide sotto questo punto di vista e vi fanno rifare il letto anche 2 o 3 volte davanti a loro. Ed è una cosa che è capitata anche a me, ed è vera questa cosa, perché la devo, cioè, nascondere? Potete trovare, l'igiene è importante assolutamente, in università vi racconteranno tutto in più sull'igiene eccetera, quindi non so io raccontarvelo, però ovviamente secondo me dipende molto da dove si lavora, ok? In un reparto dove c'è un paziente ad alta complessità, dove c'è un paziente critico, è normale che voi non lascerete mai un os più un os a fare l'igiene. In una terapia intensiva, io mi ricordo benissimo di aver chiuso il terzo anno con una terapia intensiva neurochirurgica, un paziente compromesso, instabile, non lasci un os più un os a fare l'igiene, ok? C'è sempre un infermiere più un os, ma magari in una medicina, esempio, con pazienti comunque stabili, dove l'os riesce a mobilizzarli, eccetera eccetera eccetera, magari l'infermiere non è che per forza deve fare tutti i santi giorni l'igiene. Poi ripeto, cioè, questo dipende da dove lavorate, dove vi ritrovate. Adesso faccio un lavoro totalmente diverso, quindi figuriamoci, cioè, per me l'igiene proprio da me non esiste, io lavoro in un poliambulatorio. L'igiene è importante, non sto dicendo che non sia importante. Un conto è l'infermiere che viene sfruttato in un reparto, un altro conto è l'infermiere che è necessario che sia lì in quel momento. Quindi, ultima cosa, io avevo fatto anche l'esame appunto di tirocinio, sia parte scritta che parte orale. Poi diciamo che durante l'anno venivamo sottoposti a parecchie verifiche, diciamo così, parecchi esamini soprattutto. Quindi a fine anno diciamo che l'esame mio di tirocinio non era così difficile, magari rispetto anche parlandone poi dopo ad altri atenei. Cioè, c'erano alcune persone che veramente mi hanno raccontato di quelle cose assurde. Vuol dire che se alla fine tu studiavi, facevi quello che facevi durante l'anno, poi ti ritrovavi a fine anno che eri abbastanza serena. Mi ricordo anche che si poteva anche noleggiare, cioè prenotare la sala esercitazioni, e io mi ricordo che con i miei compagni andavamo lì, insomma, e ci ripassavamo le nostre checklist, le nostre procedure, con i manichini davanti fondamentalmente. Altri consigli sulla parte pratica che vi posso dare è di buttatevi, ok? Non troppo, ma né troppo poco, perché voi non sapete mai chi vi ritrovate davanti. Uno, perché siete in tirocinio e siete studenti. Due, lavorate come comunque degli infermieri, insomma, degli infermieri lavoratori. Tre, ricordatevi che però siete comunque giudicati, quindi la vostra fatica è il quadruplo, ok? Perciò buttatevi nelle situazioni, magari non tentennate troppo, però soprattutto rubate con gli occhi. Cioè, per l'assistente di tirocinio vi deve andare a fortuna, perché se vi ritrovate la persona soprattutto al primo tirocinio, perché magari ancora tentenna sul corso di laurea se andare avanti o meno, il primo tirocinio con il primo assistente di tirocinio, diciamo che fa tanto, cioè fa tanto come vi accoglie, fa tanto come vi parla della professione. E io devo essere sincera, ho avuto un assistente di tirocinio con cui ho rapporto tuttora. Lei è per me è stata come una mamma, perché io comunque mi sono ritrovata in una fase della mia vita dove ero in limbo, no? E fino ad ora, quando la sento, è super super gentile, carina, ci si confronta. Lei è la numero uno, e poi ci portava sempre i dolci quando facevamo notte, quindi. E altra cosa, io non so negli altri atenei come funzioni, però sin dal primo anno io ho sempre fatto le notti. Mentre l'anno precedente al mio, per esempio, al primo anno le notti non le facevano, ma da quando io poi mi sono iscritta, e se non mi sbaglio era l'anno accademico 2017-2018, non vorrei dire una cavolata, ma penso proprio di sì, da me si facevano anche le notti da subito. Infatti io mi ricordo che il mio primo giorno è stata la notte, ho iniziato con la notte, infatti è stato un bene, perché comunque era tutto molto tranquillo, ci avevano fatto vedere le cose per bene, il reparto, ci avevano accolto bene, insomma. E mi ricordo che al primo tirocinio del primo anno ero pure affiancata, cioè avevamo anche una ragazza del terzo anno con noi. Dal secondo anno in poi invece sei da solo.
non hai più nemmeno il tuo compagno. C'è un lavoro anche scritto da fare durante il tirocinio, ovvero una pianificazione assistenziale. Questo ovviamente varia di ateneo in ateneo. Anche questo viene valutato e poi fa tutto media con l'esame di tirocinio. Io mi ricordo che veramente scrivevo papiri su papiri. Noi prendevamo in carico una persona, la seguivi per tot giorni e ovviamente dovevi scrivere vita, morte, miracoli di questa persona. Perché entrava in reparto, cosa succedeva durante la sua degenza, ovviamente della parte infermieristica. Non è stato semplice, perché io ho sofferto tantissimo le notti, ve lo dico, io ho sempre sofferto le notti. Infatti quando avevo iniziato poi a lavorare in ospedale, che avevo anche le doppie notti, cioè io veramente sembravo drogata. Durante il giorno sembravo drogata, non riuscivo mai a recuperare durante i riposi e in più il mio corpo non accettava proprio il fatto che io andassi a lavorare di notte. Vabbè, però anche quello dipende un po' da come si è fatti, purtroppo, non lo so, sarà anche forse l'età, che ho quasi 30 anni, quindi per me la notte è meno sopportabile rispetto a magari cioè una persona che ne ha 20, poi siamo tutti diversi. Spero di essere stata un po' più precisa nella parte proprio pratica, che cosa succede effettivamente durante il primo anno di infermieristica. Se avete, mi raccomando, bisogno di qualsiasi cosa, vi consiglio di lasciare i commenti qua sotto, oppure scrivetemi direttamente in privato, sia nella mia pagina di Instagram, oppure scrivetemi via mail, tanto c'è tutto scritto nell'info box. Tutti i commenti sgradevoli saranno direttamente eliminati, perché, ripeto, non mi interessa rifare nuova polemica, non è questo il mio intento, io voglio semplicemente divulgare quello, cioè la mia esperienza, quello che ho imparato e niente, insomma. Spero che questo video vi sia stato utile, in bocca al lupo a tutte le matricole di quest'anno, ci vediamo lunedì prossimo con un altro video. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale, fa sempre piacere. Ho visto che comunque da quando ho ricominciato a pubblicare un po' di più, insomma, le iscrizioni si sono anche un po' rialzate, ecco, perché si erano un attimo assestate in quest'ultimo periodo. Per questo vi ringrazio tantissimo, anche perché per chi crea contenuti digitali come noi non è scontata la cosa dei numeri, cioè la cosa delle iscrizioni, quindi mentirei se vi dice sì, non ci tengo, cioè ci tengo ma fino a un certo punto, ecco, non è che non ci dormo la notte, ci mancherebbe, però fa piacere, perché significa che quello che creiamo, anche perché dietro questo video c'è, ci sarà un post produzione, un lavoro poi dopo, vedere un aumento di numero è sempre una soddisfazione, perché significa che quello che fai poi alla fine piace e va. Ecco, ci vediamo al prossimo video. Cheers!